Benvenuti a Downtown Abbey, con noi Sonia Serafini, salve, Valentina Nieteri, Margherita Portino. Eccoci qui, tutta la serie completa. Completissimo. Noi siamo delle fannissime di Downtown Abbey, lo sapete, credo in molti comunque chi ci segue lo sa. Secondo voi perché sono tutti impazziti? Come ha detto la Serafini nel suo speciale sul film, è una serie del cuore. Se non avete visto tutto, io veramente, guarda, cioè, nel speciale Back to the Movie, facciamo un momento promo, Back to the Movie, la rubrica di Sonia Serafini. Sì, e comunque io faccio coming out. Io all'inizio pensavo che Downton Abbey fosse una palla, cioè lo dico qua, pensavo fosse motivo per cui non volevamo assolutamente prenderla per le giornaliste. Ha dovuto vedere tutta la serie, poi abbiamo interrogato e poi ha superato la prova ed ecco qui con noi adesso. No, perché molti mi hanno detto anche no, ma magari una palla, sai, una roba da vecchio. Invece no, perché il fatto che sia una serie in costume ha terrorizzato molti. Ma guarda, forse, che l'Arieta ha ragione, perché io sono una giovane fan, cioè l'ho visto 2 anni fa Downton Abbey, ho visto tutto, non uscivo la sera. Lady Vaio ci avrebbe già cacciato. Esatto. Fatevi un regalo, stiamo facendo questo unboxing perché ci hanno litigato tanto, sì, anche la collezione della serie completa, cioè, che non è per niente una palla, ma è una delle serie meglio scritte degli ultimi 20 anni, dei dialoghi incredibili. E poi sì, diciamolo, Lady Vaio, cuori. Se voi come ce l'avete? Ognuno un cappellino diverso. Bellissimo. No, oltre Guru della vita. È una serie che anticipava poi il ruolo della donna all'interno di una serie come. Si mette a posto la giacchetta, giustamente. Ha messo insomma il ruolo della donna all'interno di una serie e l'ha portato avanti per tutte e 6 le stagioni, facendo crescere questi personaggi in maniera molto celata, mai troppo esagerata e mai fuori le righe. Cioè, non diventa mai una serie femminista, non diventa mai una serie pesante e ne tratta argomenti che sono difficilissimi con il dovuto rispetto, cioè non esagera mai. Che potrebbe essere un'eresia per voi, però secondo me lo è un po' anticipatoria di Stranger Things, perché se voi ci pensate tutta Downton Abbey è basata sul sottosopra. Questa è una perla, ha detto una cosa bravissima. Grazie. Infatti è vero che è forse la prima serie che mette in contatto la servitù con i padroni di casa. E lo fa l'alto anche... e il basso, sì, proprio nel senso di aristocrazia e popolo. C'è grandissima umanità, tutti amiamo questi servitori, li vorremmo per amici. Io li vorrei come parenti. Esatto, assolutamente. Lady Violet, adottaci. E noi abbiamo avuto anche l'opportunità, l'occasione di incontrarli, sono degli attori strepitosi, straordinari. Mr. Carson. Carson è un, a parte avere una delle voci più belle, penso, degli attori inglesi in generale. Questa voce è baritono, tutta così. O the Natural History Museum. La serie è veramente bellissima, vi fa innamorare di tantissime cose. Anche una delle serie con le più grandi prese a male, dovete essere pronti a soffrire. Prima di Game of Thrones c'è stata... Cioè, è Mine a Gioia di Downton Abbey. Anche qui potrebbe esserci un grande Mine a Gioia. Comunque, in previsione delle feste di Natale, quindi di regali natalizi, Happy New Year, di feste in famiglia, di tempo libero, io direi di cogliere proprio questa occasione, cioè regalatevi la stagione. Vi passate sotto l'albero come un vero episodio lungo speciale di Downton Abbey, che poi fa tanto TV anni 90. Anche perché immagino un pomeriggio lì, nel freddo totale, una tazza copertina. Di tè calda, copertina. La tazza da tè però te la devi fare da sola, perché non è che suoni il campanello. C'è giusto questo piccolo particolare. Il film che è uscito lo scorso ottobre, diciamo che è stato una riprova di quanto ancora la serie sia attuale, quanto sia amata dalle persone e di quanto poi sia, sì, volendo, cioè coniugabile nel tempo, volendo una storia senza fine, cioè noi amiamo vedere i Crowley e la servitù andare avanti nel tempo. E se non l'avete visto, recuperatelo, spoiler, si piange, però si ride anche, sì. Tanto però, e ci ragazzi, sono un sacco di bei cappellini, altro che mai una gioia. Ciao, ok, goodbye.